Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di calciomercato e parliamo del terzo acquisto del Benevento, del nuovo Benevento. Biagio Meccariello, classe 91 difensore, Beneventano Doc, arriva a titolo definitivo dalla SPAL e firma un contratto biennale con opzione per il terzo anno con la società giallorossa. Conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera. Cresce nei settori giovanili di alcune squadre della provincia di Benevento, poi va a giocare nei dilettanti tra promozione, eccellenza e Serie D, dove dimostra di essere uno dei migliori difensori in circolazione a livello dilettantistico. Nel 2011 viene acquistato a titolo definitivo dalla Fidelis Andria in Serie C, dove colleziona in una stagione 26 presenze e 2 gol. Nel 2012 viene acquistato a titolo definitivo dalla Ternana in Serie B, dove colleziona 121 presenze, 5 gol e 3 assist, e nel gennaio del 2017 viene ceduto sempre in prestito per 6 mesi dalla Ternana al Brescia, sempre in Serie B. Nel 2018 viene acquistato a titolo definitivo dal Lecce in Serie B, dove in 4 stagioni colleziona 87 presenze, 2 gol e 2 assist, vincendo anche un campionato di Serie B e giocando anche 13 partite in Serie A. Nel 2022 è stato acquistato a titolo definitivo dalla SPAL in Serie B, dove ha collezionato in una sola stagione 33 presenze e 2 gol e inoltre ha vinto le Universiadi in Cina con la nazionale italiana. Come caratteristiche tecniche, Meccariello è un difensore centrale che può giocare anche come terzino destro, alto 1,87 m, molto bravo nei colpi di testa. Sa impostare il gioco ed è un leader difensivo che aiuta molto la squadra quando è in difficoltà e soprattutto alza molto il baricentro dell'azione della squadra quando si proietta in attacco. E che dire alla fine? Meccariello è un grande colpo per la Serie C, ma soprattutto è un grande colpo per il Benevento. È un giocatore che in Serie C fa la differenza, c'entra poco con la Serie C. Un giocatore del suo valore. Quindi spero che possa far bene con il nuovo Benevento, che mostri un grande senso di appartenenza alla maglia e alla città, visto che è un Beneventano Doc. Quindi spero che vada tutto per il verso giusto per lui e per il bene del Benevento. E soprattutto spero che indossi la fascia di capitano. E che dire, ragazzi, un grande saluto. Sempre Forza Benevento e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!